Bene, ora concludiamo come accennato, prima con la lettura spirituale di un brano molto significativo, molto bello, molto importante, a mio avviso, tratto dai quaderni di Maria Ortorta, dai quaderni del 1943. 16 dicembre, un brano non molto lungo, relativamente breve, ma molto intenso. Dice Gesù: il vero servo di Dio, davanti a qualsiasi pressione di forze umane che lo vorrebbero dirottare dalle vie del Signore, risponde: posso forse dire o fare altro di quello che il Signore mi ha comandato? L'obbedienza al comando di Dio, quale che sia questo comando, è il segno del servo di Dio. Le esigenze divine sono infinite e tutte giustificate da un fine di amore. A questo imporrò di tacere, a quello di parlare, a costui di isolarsi, a quest'altro di farsi capo delle anime, a quello dalla vista soprannaturale e a quell'altro voce soprannaturale. Ebbene, facciano i miei servi secondo il mio volere e mi saranno fedeli nel merito. Io non forzo, in maniera che voi non possiate negarmi di obbedire, no, neppure coloro che sono nella mia mano, morbidi come fiocco di lino pronto ad essere filato, sono da me forzati ad obbedire. Ma quanto più essi sono miei, tanto più per essi facile e cara l'obbedienza, di modo che anche a costo del loro pericolo, poiché il mondo odia coloro che sono di Dio e il loro soffrire, poiché il mondo fa fiorire il suo odio e sofferenza per i miei santi, essi restano fedeli al mio comando. Bocche inondate dall'amore e cuori fatti specchi di Dio dalla carità, che è la loro vita, essi non operano e non ripetono se non ciò che io loro suggerisco. Seguaci benedetti del Figlio mio, essi copiano il loro maestro, la cui ubbidienza fu infinita, perché divina, e perché non usò della sua natura per scegliere le facili ubbidienze, ma le assaporò tutte, le fece sue. Anche quelle che ripugnano all'uomo, creatura inferiore a Dio e che pure il Figlio di Dio abbracciò per essere esempio. Ma io che non mento e non muto, vi giuro che su costoro la mia benedizione, poiché nel loro cuore non vi è idolo alcuno, ma si erige un solo altare, il mio, dal quale tuona. Ma per loro è voce di padre che non terrorizza, ma come voce d'organo celeste capisce lo spirito che odio santo, la mia volontà sacra per loro come me stesso. Io sono con questi miei servi e la mia presenza è come lo squillo di vittoria di cui parla il libro, poiché mette in fuga tutti i nemici dello spirito e fa di esso sicuro conquistatore del cielo. Dopo aver durante la vita intravisto il volto di Dio, benigno e sorridente attraverso i veli delle lontananze e della volontà, conosceranno la stella nata da Giacobbe, il figlio mio santo, il giusto, nella cui mano trafitto ho messo lo scettro di re, la verga sacra che nel giorno di giudizio segnerà i benedetti e i maledetti, e che per i miei servi sarà dolce come una carezza.
Seguite fin da ora il dominatore eterno, egli vi conduce nella via sicura al possesso del regno di Dio, solo che con l'obbedienza, di cui è esempio di cui parla il libro, non vogliate fare di testa vostra né il bene né il male, ma unicamente ciò che vi dice il Signore. Allora, ho introdotto questa lettura dicendo che questo testo, a mio avviso, è di un'importanza assolutamente capitale. Piano che Maria Valtorta non è stata destinataria diretta delle rivelazioni sulla Divina Volontà, perché il nostro Signore, fedele anche ai suoi esempi e ai suoi voleri, ad ogni santo, ad ogni mistico, ha dato la sua missione, ha dato delle perle particolari, uniche. E Dio sappiamo bene che non si ripete nelle sue opere. Però evidentemente questo brano parla di un aspetto dell'obbedienza e della Divina Volontà che è assolutamente fondamentale. Cioè, ci sono delle cose che il Signore chiede a noi a titolo personale e ci sono delle cose che il Signore non chiede a noi, chiede ad altri. Facendo qualche esempio, anche dinanzi ad una stessa realtà, una realtà anche problematica, i modi di porsi possono essere differenti. Dinanzi a una realtà si può parlare, per esempio, cioè parlare di quella realtà, se è una cosa negativa denunciarla, ma si può anche tacere, o si deve tacere in certi frangenti. Dinanzi a certe situazioni, a volte bisogna affrontarle, a volte bisogna farsi addirittura capi e guide di coloro che devono affrontarle, altre volte bisogna isolarsi. Allora, la nostra intelligenza, ecco che sempre ci deve mettere qualcosa, non avrà certamente difficoltà, specialmente in tempi difficili come gli attuali, a comprendere questi esempi di Gesù, no? Quindi la multiformità delle possibili interazioni e risposte con le varie realtà problematiche che ci troviamo ad affrontare. A noi per esempio la tentazione di, come dire, imporre il nostro modo di affrontare un certo problema anche al prossimo e quindi di tacciare come non conforme alla volontà di Dio, come sbagliato chi fa scelte diverse dalle nostre dinanzi allo stesso problema. Ma è Gesù stesso che dice: attenzione, che non soltanto è lecito, ma lo chiede lui, non chiede a tutti la stessa cosa. Ma dinanzi alla medesima realtà c'è chi tace e chi parla, chi si isola e chi si fa capo di altri per affrontarlo. Dice lui, dice. Perché? Perché le esigenze divine sono infinite e tutte giustificate da un fine di amore. Allora, che cosa fare dinanzi a questo? Quali provocazioni recepire? Numero uno. Io davanti a Dio imparo a fare discernimento, perché devo capire quello che Dio chiede a me di fare in questo frangente concreto, e non me lo può dire nessun altro, lo devo capire io. Devo imparare a pregarci sopra,
devo imparare a fare silenzio, a fare discernimento, a ponderare le circostanze, ecco perché abbiamo parlato tanto, cioè la preghiera, la meditazione, la preghiera profonda, imparare a stare davanti a Gesù, non andare subito a caccia di qualcuno che ci dica quello che dobbiamo fare, e nemmeno andare a cercare, ah, quello fa così, quindi anche io devo fare così. Chi te l'ha detto che Dio vuole da te che tu fai quello che fa quell'altro? Chi te l'ha detto? Dove sta scritto? Quindi la prima cosa, cercare quello che Dio chiede a me in questo frangente. Ma la seconda è non permettersi per nessun motivo di giudicare, di criticare, di disprezzare, di distruggere a volte, di calunniare, di biasimare chi dinanzi ad una stessa realtà fa scelte differenti. Cioè, ah, fa così, quindi ah, se fa così sicuramente è fuori dalla volontà di Dio, perché dinanzi a questa cosa bisognerebbe fare colà. E questo chi lo ha detto questo? Chi lo decide? Quando non ci troviamo dinanzi ad una cosa che è intrinsecamente cattiva, e qui ci abbiamo i precetti negativi del Decalogo, su questi argomenti, ecco perché, cioè, Gesù è stato tassativo: non giudicati. Tu non sai perché quella persona ha fatto quella scelta, sta reagendo in quel modo, si sta comportando in quel modo, non lo sai. Ma tu devi pensare, e devi pensare in bene, che se quella persona si sta comportando in quel modo, ha fatto il suo discernimento. E se nel cuore ha percepito che Dio gli chiede quello in quel frangente, quello deve fare. Attenzione, Gesù dice, non è più importante quello che fa Tizio o quello che fa Caio. Dice, no, va bene, però chi sta in prima linea dinanzi a certi problemi e reagisce in un certo modo, sicuramente, va bene, facciamo finta che si possa reagire in tanti modi, però sicuramente questo è meglio di quest'altro. Neanche questo Gesù ammette, eh? Ebbene, facciano i miei servi, qui cito, secondo il mio volere, e mi saranno uguali nel merito. Cioè, quello che Dio vuole da te, tu lo devi fare. E non ha senso dire meglio questo o meglio quest'altro, perché la cosa importante è che tu faccia quello che Dio chiede a te, non quello che chiede ad un altro. E qui si entra in campi molto profondi, ecco perché ho introdotto questa pagina dicendo che è di un'importanza fondamentale. Ora, questa obbedienza, come tutte le obbedienze, è un'obbedienza libera, cioè io da sacerdote posso attestare, ne sono sicuro, se nel cuore di una persona c'è la reale disponibilità a fare quello che Dio vuole, anche se quello che Dio vuole è il contrario esatto di quello che ti detterebbe la tua indole, il tuo carattere, i tuoi schemi mentali, i tuoi modi di pensare. Questo lo sa soltanto Dio. Cioè, dinanzi a questa cosa, io di testa mia farei così, ma se tu, Signore, e lo farei pensando anche di fare una cosa buona e gradita a te, ma se tu vuoi il contrario, io lo faccio. E farlo costerà sacrificio enorme, perché andare contro la nostra indole, andare contro il nostro carattere, andare contro i nostri schemi, le nostre convinzioni mentali, cioè deve essere il sacrificio, uno dei sacrifici più grandi che si possa commettere.
Ma Gesù chiude questo brano, se ci abbiamo fatto caso, dicendo: non vogliate fare di testa vostra né il bene né il male, ma unicamente ciò che vi dice il Signore. Se tu fai una cosa di testa tua, diciamo, questa cosa è buona. Sì, ma se è fatta di testa tua, cioè se quella cosa buona non te la chiede il Signore, tu non la devi fare. Ma quell'altro lo fa. Può darsi che il nostro Signore lo chieda a quell'altro, ma a te no. Per te sarebbe una cosa fatta di testa tua. È tanta roba questa, figlioli miei cari. Io spero, insomma, che Gesù dice altre due cose. Fare questo è una scelta libera, io non forzo nessuno. Se c'è una cosa che Dio non farà mai, l'ho detto tante volte, l'ho detto e lo ripeto, perché la prova che Dio non forza nessuno, la prova estrema è l'esistenza dell'inferno. D'accordo? Perché l'esistenza dell'inferno è la prova assoluta che Dio non forza nessuno, fino al punto che se una persona non vuole essere salvata, Dio lo rispetta e permetterà che questa persona sia eternamente dannata. Quindi noi avremo sempre la possibilità di fare un'altra cosa, e abbiamo parlato questa mattina anche di tentazione. Il diavolo ci dovrà sempre istigare, non soltanto nel fare il male, attenzione, ma spesso a farci fare un bene che il Signore non ci chiede. Non ci chiede nel senso che non lo chiede a me, può darsi che lo chieda a qualcun altro, ma non a me. E nessuno può giudicare il prossimo sotto questo punto di vista. Ah, quello non fa quella cosa, ah, non ha capito niente, vedi, dinanzi a questa situazione questo bisognerebbe fare. Quindi se quello non lo fa è una persona da disprezzare, una persona che non sta obbedendo a Dio. Chi te l'ha detto a te? Chi te l'ha detto? Questi modi di pensare che sembrano animati da zelo e da grandi cose, in realtà sono manifestazioni di volontà umana allo stato puro. Attenzione, che Gesù dice che chi fa questo dimostra che nel loro cuore, cito ancora, non vi è idolo alcuno, non c'è. Ma si erige un solo altare, il mio, dal quale tuona la mia volontà, sacra per loro come me stesso. Allora io capisco che Dio in questa situazione mi chiede di comportarmi in questo modo. Non lo capiranno, mi criticheranno, mi calunnieranno, me ne daranno tutti i colori, me ne daranno addosso, si metteranno. Chi c'è nel tuo cuore? C'è qualche idolo? La stima, l'opinione del prossimo, la ricerca della condiscendenza altrui. Oggi abbiamo la ricerca dei like, dei followers, d'accordo? Quindi la volontà di Dio non è direttamente proporzionale ai followers, assolutamente, non si calcola con i numeri, perché se Dio una cosa non te la dice di fare, non fa niente che i followers ti abbandonano, quella cosa non si fa. Cioè, qui nostro Signore veramente va proprio, come spesso accade, al cuore. Chi c'è nel tuo cuore? Solo la volontà di Dio, sacra per loro come me stesso, o c'è qualche altro idolo? Hai paura che qualcuno ti biasimi? Hai paura che qualcuno ti critichi? Ma se tu nel tuo cuore hai pregato, hai pensato, hai fatto discernimento e hai maturato che Dio ti chiede quella cosa, tu quella cosa la devi fare liberamente, la devi fare e la devi difendere, sempre avendo l'umiltà di dire: Signore, io questo allo stato attuale ho capito. Se tu non fossi d'accordo, o se c'è qualche altra cosa che mi sfugge, a disposizione.
a disposizione. Fammelo capire. E io resetterò tranquillamente il sistema, e perché a volte il nostro Signore non soltanto, sono anche delle cose, ci sono anche dei tempi, quindi c'è un tempo in cui il Signore ti chiede qualcosa, questo lo dico per esperienza sacerdotale a 360 gradi, quindi sia come sacerdote in quanto sacerdote che in quanto cura d'anima. Ci sono dei momenti ma non sono a tempo indeterminato, sono a tempo. A un certo punto, quelle cose, si capisce che Dio non le vuole più. Perché noi viviamo nel tempo, quindi c'è anche il fattore tempo da considerare. Non è detto che se una cosa l'ho fatta in un certo momento della mia vita, la debba mantenere in eterno. Quindi è sempre tutto quanto soggetto, chiaramente con calma, continuo discernimento, continua verifica, perché la nostra conoscenza dei voleri di Dio è sempre imperfetta, è sempre flebile, è sempre allo stato attuale, è sempre fino a prova contraria. Ma quando noi dinanzi ad una scelta, quando si prospettano varie possibilità, come la capiamo la volontà di Dio? Quando, imbarcandoci in una di queste, cominciamo a sentire quella pace profonda e cominciamo a vedere questa cosa sì, è la cosa giusta, e io questa cosa la sento che mi scende nel cuore. Quando mi prospetto altre soluzioni per me, non sento quella quiete, non sento quella pace, avverto che non devo fare, c'è qualcosa che non funziona. Capiamo anche quindi il tasso di profonda vita interiore che si deve avere se si vuole fare centro. Questo è un lavoro che bisogna imparare a fare. Sapete quante volte io ho fatto bene, ho fatto male, tu che dici, tu che non dici, dico, prega, mettiti davanti a Dio e vedi quello che ti risponde nella coscienza. Perché se stiamo facendo una cosa veramente giusta, non ce lo può dire nessuno in verità, perché nessuno sa quello che c'è nel nostro cuore, se non Dio solo. Certo, qualche persona ispirata ci può dare qualche criterio di discernimento, questo sì, ma non dirti fai bene, fai male, fai così o fai qua. Certamente sono un sacerdote, sono una persona che viene a chiederti faccio un peccato o faccio un atto di virtù. È chiaro che da sacerdote ti devo rispondere fai l'atto di virtù e non fare il peccato. Qui non stiamo parlando di queste cose, qui stiamo parlando di molteplici possibilità di scelte dinanzi a situazioni, e ognuno deve davanti a Dio trovare quello che Dio vuole da lui. Avrà gli aiuti per farlo, sarà libero di farlo o non farlo, e se non c'ha idoli alcuno, se non c'è idoli alcuno nel cuore, lo farà anche se nessuno comprenderà il senso di quello che sta facendo.